tasse al reddito per tutti, dai bonus ai condoni alle pensioni, ma le coperture finanziarie non ci sono. A due settimane dal voto i partiti si rincorrono nelle promesse da campagna elettorale che, se applicate, potrebbero aprire un buco spaventoso nei conti pubblici, con rischio di aumentare ulteriormente il debito. E la cifra è stata calcolata dall'osservatorio diretto dall'ex commissario alla Spending Review Cottarelli. 1.000 miliardi, tanto costerebbero le promesse elettorali. Certo, le ricette dei partiti sui temi economici sono diverse, ma non mancano punti di contatto, soprattutto quando si tocca il tema delle coperture finanziarie, che sono generalmente poco dettagliate, se non approssimative. Con la continuità del lavoro fatto prosegue invece la campagna del Presidente del Consiglio Gentiloni, che anche per la sua popolarità diventa sempre più il punto di aggregazione del centro-sinistra. Dopo il sostegno ottenuto da Romano Prodi, anche il segretario del PD Renzi riconosce in Gentiloni l'uomo da spendere nel futuro per una possibile riconferma a Palazzo Chigi, anche se, aggiunge l'ex Premier, l'ultima parola spetta sempre a Mattarella. Continuano invece i problemi per i 5 Stelle. Dopo Rimborsopoli e l'espulsione di candidati legati alla massoneria, scoppia ora il caso del comandante De Falco, diventato popolare per la vicenda del naufragio della Costa Concordia. Ebbene, il comandante che ordinò a Schettino di tornare sulla nave è accusato dalla moglie di maltrattamenti. De Falco, candidato pentastellato, si difende, ammette la crisi familiare ma nega di aver mai alzato le mani contro sua moglie e sua figlia.